Buon salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su questo nuovo video di Gamers Nerd. Oggi siamo su un nuovo episodio di La nostra casa di The Sims. Finalmente abbiamo portato i nostri due Sim nella questa nostra casa. Come potete vedere qua in basso, a parte io che sto già iniziando a farmi il bagno, mica sono scema, ho leggermente, giusto leggermente, usato i cheat per aumentare il numero dei soldi nella nostra unità familiare, così che potremo fare delle attività, avremo l'opportunità comunque di comprare, come avevamo detto l'altra volta, anche dei negozi eccetera. Ok, bene, nella puntata di oggi potremmo provare, tanto Maverick e Plish, vai tesoro, vai, potremmo provare a far mettere insieme i nostri sì, però ci vorrà un po' di tempo, magari facciamo andare a fare qualche visita ai negozi della città eccetera. Però scusate, ma facciamogli vedere un po' questa casa. Intanto rivendichiamo i letti. Ah, porca miseria, non ho considerato, mi è venuto in mente adesso, che i nostri sim non stanno insieme ora, quindi non dormono nello stesso letto. Miseriaccia. Ah, che pizza mi era venuta in mente. E vabbè, Maverick, divano. Ok ragazzi, scusate, ho avuto un piccolo contrattempo, però ho visto che c'è il comitato di benvenuto. Cioè, facciamo i signori, dov'è? Ok, andiamo a salutare, no, perché dobbiamo fare le brave persone. Yes. Invitiamo i vicini ad entrare, dai, ci facciamo conoscere. Anche tu, Ciccio. Vita. Invitiamo tutti, dai, su. Dai, venite tutti a fare il bagno con noi. Noi siamo qua, non ce ne frega niente. No, scusate, ma mi è passata sopra. Cioè, io ti invito anche ad entrare, te mi passi sopra. Te è un po' antipatica. Chi sei? Moix Sapphire. Gnomi da giardino. Ok, mi sei già antipatica. Così, apprezzi. Già il fatto che parli con Maverick. Allora, tu vai qua. Bravo, vai dall'uomo. Vai dall'uomo. Vado io a parlare con lei, va? Diventa amica mia, così almeno evitiamo. Spettegoliamo sui vicini con il vicino. Io dove sono qui? Ma perché mi faccio gli affari miei? Sì che non cambia un granché dalla vita reale, diventa sempre da parte. Ma questa è colpa mia perché sono una persona sociale. Ma prepariamo un bel barbecue per tutti. Vai, prepara un barbecue. Prepara un medievalistico. No, griglia. Facciamo hamburger. Vai, un burger per tutti. Lamentati della vita settimanale. Ma che brutta cosa. Ringrazio per la presenza, Ciccio. Ok che sei a casa di vicini, ma un po' di cortesia, che cavolo. Allora, c'è qualcosa che non mi va con quella griglia. Vabbè, niente griglia, cuciniamo. Dai, cuciniamo per tutti. Cuciniamo qualcosa di buono. Cucina. Ma c'è qualcuno che sta male oltre a me, che come potete sentire c'è un raffreddore della miseria. Dai, prepariamo dei maccheroni al formaggio per tutti, dai. Formato festa. Vai a cucinare. Vai, tesoro. Io sto facendo yoga. Perché sono triste? Invidia. È difficile guardare altre coppie unite quando non c'è alcun sì speciale nella propria vita. Ma che tristezza. Ma santo cielo. Allora, la prima cosa che stavo per fare era farci provare Maverick con me, dopo quello che ho letto. Ma con quello che ha appena fatto, quasi quasi il manco single. Dai, ma perché mi devo lamentare? Offriamone una rosa, schiaffeggia in modo buffo, dai. Mica che tristezza, ragazzi, sapete?
Infirma. E ne fate anche il Maverick, fa... ma perché? Ma quanti problemi hanno? Si è colpita. Ma te l'ho appena detto, vai in bagno. Vai in bagno. Allora, scusate, abbiamo un piccolo problema, mi sa. Ci possono entrare, sì sì, ma in casa. Vai qua. No ragazzi, mi sa che c'è qualche problema con il nostro arredamento a sto punto. Cioè, o sono scemi loro. Non se ti piace strumenta familiare, entra. Tanto gli ospiti se ne vanno. No, scusate, devo controllare un attimo cosa è successo. Ok ragazzi, ho capito qual era il problema e siamo riusciti finalmente ad entrare in casa. Non so perché ci fosse quel piccolo disguido, però pazienza. Nel contempo i nostri vicini se ne sono andati, quindi vabbè. Non abbiamo avuto la possibilità di fare un gran grido amici. Dove finita Maverick? Flirtando, secondo me flirtando. Io sono sempre triste, no? Ok, buono. Vatti a fare un bel bagno. Vai a fare un po' di pipì tu. E poi vieni a trovarci con me. Perché se no, non va bene. Complimentiamoci per l'aspetto, dai. Fa sempre piacere a una donna sentirsi fare dei complimenti del genere. Soprattutto a una che continua a dire che è triste. Sto mangiando. Scusate ragazzi, ma ho un raffreddore. Giusto le fagioli. Ah, ma c'è la musica fuori. Non capivo da dove venisse. Ah, ok. Non capivo. Ok ragazzi, ci siamo. Mi ha fatto il complimento sincero. Non è andato in bagno per potermi fare il complimento sincero. Ora va in bagno. Mi scappa. Niente, deve provarci con me. Perché sennò non ce la fa. Deve per forza stare vicino. Ma perché io sono ancora così? Ma cambiati ragazza. I fagioli. Venire i fagioli. Voi non avete visto niente. Voi non avete visto nulla. Visto che siamo per uscire, mettiamoci un bel vestito elegante. Bene ragazzi, siamo qua. Io dove c'è il karaoke. E ho visto che c'è, ho letto che c'è una gara di karaoke. Quindi cantiamo in duetto. Un duetto canta. Perché non può cantarlo con me? Beh, vai. Scusate. Scusate, ma mi sta rimbombando dalle orecchie, io non dovrei ridere così tanto, veramente, scusate. Sembra una risata finta, ma mi sto morendo da ridere. Io dove sono finita? Perché io sono a farmi gli affari miei? No, no. Vai qua ad ascoltarlo. Mentre, dove? Qua. Vieni ad ascoltarlo. Vieni a sederti, vieni ad ascoltarlo. Come canta! Mamma mia, io non ho, guardate, è bellissimo. Canta in una gara di karaoke, ecco. Ma che gli fa il pollo? Questo. E anche noi, anche tu Maverick, canta in una gara di karaoke prima delle 11, quindi ci fossi tu fan tonight. No, vai cantare. Ok, sentiamo noi come cantiamo. Blue velvet on the
A questa qua non piace a nessuno come canto. Fumerò, amore mio. Vediamo a me. Ciao ragazze, però non so se mi piace granché. No, si sta guardando lo specchio. Ragazzi, ho dei problemi forti. È allora, stoppiamo perché, mamma mia, cioè, non so se sentite contemporaneamente me cantare un tipo di canzone e allo stesso tempo dall'altra parte Maverick cantare un altro, perché io clicco Maverick e si vede, Maverick cantare un altro ancora tipo di canzoni, e non è che siamo intonati da dire sì, dai, un minimo comunque risuona, il risuono è bello, no, fa schifo. Ma veramente schifo. Cioè, sta ragazza che tra poco si mette a piangere per come sta cantando. Però sta c'è tanta gente. Ma sta tanta gente. Da me non mi sta ascoltando nessuno. Dai, che poi sono triste. Perché sei imbarazzato? Non suonava molto gradevole. Dai, vieni qua. Mi da giocare. Ecco, ha vinto Akira Kibo, però ha acquisito 64 punti. Andrà meglio la prossima volta, torna domenica, martedì e giovedì sera alle 20 per la prossima gara. È domenica, quindi quando c'è martedì. No, ci sta, cioè ha acquisito 64 punti. Ok, allora, la prossima volta, nel prossimo episodio, a meno che voi non abbiate idee su cosa volete che io faccia, magari se volete me lo commentate sotto, ma torniamo qua quando è martedì. Oppure non neanche il prossimo episodio, forse anche solo che oggi, vediamo un po' più avanti come va, come si evolve la situazione. Veniamo a fare di nuovo il karaoke, perché io ho guadagnato 46 punti, vincitore 64, dove sta andando lui? Vieni qua. Chiacchiera da te, chiamala da te. Quindi possiamo ancora vincere, dobbiamo vincere, non so cosa si vince, magari non si vince niente, però dobbiamo vincere. Cioè, è quello spirito competitivo dentro di me che mi dice, sì, devi farcela. Non doveva flirtare. Ma come la lancio io? Come la lancio una palla? Vediamo se il flirt va. E la prima feccia è stata scoccata, ragazzi. Su, dormiglioni, sveglia. Dai. Allora, siamo tornati a casa dopo ieri sera. L'ho mandata a dormire perché sennò... Figuriamoci. Prepariamo una bella colazione. Cuciniamo. C'è un pancake, una cosa del genere, no. Mangiamo uova strapazzate, dai. Formato famiglia, per quanto. Fai da mangiare mentre io mi vado a fare una doccia, a quanto pare. Puzzo. Io quel robo non lo mangio. Perché voi non, probabilmente non avrete visto come l'ha cucinato. Ma no. Allora. Abbiamo avuto un messaggio. Ciao, ti contatto per conto della Sani come pesci. Della Sani come pesci. E vorremmo spedirti un campione gratuito del nostro nuovo prodotto, gli auricolari bassi e fracassi. Se desideri acquistarne, cerchiamo ordini online tramite computer. Produciamo inoltre un tapis roulant che simula una parete d'arrampicata e il video allenamenti per la TV. Mi raccomando, sempre in gamba. Ok. Perché no? Perché non accettarli? Ma scusa, eh. Dove ce li abbiamo? Nell'inventario? Belli. Ci sta? Ci sta, ci sta. Far sport, no? Oh, Newbin. Allora, spero di non essermi in accordo solo io. Lui è andato da questo bellissimo, cavolo, si chiama, non quanto da box. Vabbè, sto coso, non mi viene in mente il nome adesso.
lo guarda e fa: ehi, tu, cosa gli ha detto da sì? Ha fatto il bello Garole e poi... un pugnetto. Vabbè, cosa ci si può fare con questi nostri sensi? Però, vediamo cosa ci fa. Non gli piace. Cambiamo aroma. Prugna profondissima. Non so, non sa usare. Ma ce l'ho con lui. Dai, riandiamo con la nostra cosa delle amicizie. Buffo. Racconta una storia buffa. Tu a lei sei imbarazzato perché? Rimbombante. Riuscirebbe a sopportare il suono irritante dalla voce di Mavis. Ma perché? Ma che problemi abbiamo qua? Schwabi from Vanage. No, vabbè. No, 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 fermi tutti. Dobbiamo provarli tutti. Cambia aroma. Cozione di frutti della passione. Dai, forse questo... questo nuvoloso. Cosa è stato? Ora lo proviamo. Sì, ti prova. E provalo anche tu. No, dai, non ti andare a nascondere sotto il letto. Guardate come sono queste bolle tutte rosse. Io non ho mai visto queste cose, non le ho mai provate. Provalo. Quanto dura? Ancora 35 secondi. Sono un drago. Abbiamo fatto un casino. Ok ragazzi, non è ancora tornato normale, però ho notato che mentre il mio essere così flirtante dura per 38 secondi ancora, il suo ormai è scaduto. Cioè sta finendo. Quindi ci diamo una smescia. E intanto io ho fatto preparare da me stessa, voglio dire così, un bel succo di Cupido che faremo bere a Maverick, per quanto ci potrà venire bene o male che sia. Maverick lo deve bere, però ragazzi, cioè non pensavo facesse una reazione del genere. Chissà cosa fa fare gli altri. Devo fare i test, dobbiamo provare a farli tutti. Io ho fatto cadere tutto, bene, non ho visto, ma ho sicuramente fatto cadere tutto. Dinapre. Oh, siamo diventati normali. Guardate, siamo azzurri. Io sono daltonica. Siamo chiari di pelle, non sono più rossi, che bello. Altre scelte, romantico. Flirt, un minimo, giusto un minimo. Beh, flirta. Rasa. Yekla. Andiamo al contrario. Non ce la faremo mai. Too lame. Too lame. Abazir. Afwash. Chili. Niente, non ce la faremo mai questo video, mai. Allora, ho tagliato un po' la giornata perché comunque non c'era un granché. Però in compenso ho fatto esercitare Kira. Ho sentito dire che stasera al bar ci sarà la notte degli alieni. No, ho fatto esercitare Kira nel cantare. Così oggi finalmente facciamo la nostra bella presentazione.
No. Devo cantare io, muovetevi. Facciamo la nostra presentazione, cantiamo e diventiamo i vincitori, perché è quello che voglio, veramente. Due punti. No. Dai, vediamo come fa lui. Ha fatto schifo tutto il tempo, però lei è stata qua. Lei l'ha ascoltato. Quindi, porca di quella miseria, fate un qualcosa che riguardi l'amore. Abbraccialo. Cioè, un abbraccio, anche amicizia. Bene. Proviamo a flirtare. Battuta di abbordaggio. Proviamo. Non so quanto funzionerà. Proviamo. Mookie Arb. Porca miseria, ce l'abbiamo fatta forse. Bravo. Con questa bella musica di sottofondo, dai che... Sì, sì, e vai, abbiamo aumentato il flirt, cioè non abbiamo aumentato, abbiamo fatto nascere il flirt. Che non è una cosa da poco. Offri una rosa. Dai. Dove sei a offrire la rosa? Oi. Oh. No, devo vederlo. L'ha accettata. Ok, allora fermiamoci qua. Bene. Quindi, diciamo che oggi sono successe parecchie cose che non mi aspettavo, sinceramente. Ci è voluto un sacco di tempo per far sì che questi due pirli finalmente riuscissero ad aumentare un minimo il flirt. Perché, guardate qua, non è niente, cioè, sarà uno 0,1% di flirt dopo tutti i negativi, i due di picche che si sono dati l'uno contro l'altro. Ma finalmente ce l'abbiamo fatta, forse sarà stato la delusione la mancata vittoria. Che io me l'aspettavo, anche perché mi sono esercitata tanto, siamo al livello 2. Però vabbè. Avevo visto che bevendo le bolle, in base al gusto diverso delle bolle, si creano cose differenti. Abbiamo visto un bellissimo Maverick rosso. E magari nel prossimo episodio andremo avanti con questo loro inizio di relazione. Magari facciamo un appuntamento in un bel luogo romantico. Magari andiamo un po' avanti con loro. Però io voglio provare anche a vedere anche solamente con queste bolle cosa crea. E magari mi cercherò delle cose da fare sul nostro... sul nostro mondo. E magari potremo iniziare a creare... Oh, che bello, teniamola così. Sono bellissime. Potremmo iniziare a creare uno dei primi animali. Però si può dire che per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per averlo visto. Se vi fosse piaciuto, iscrivetevi e lasciateci un like. Commentate qua sotto se avete delle idee su cosa volete che io faccia su questa serie. Magari, non so, mi proponete di creare anche altri Sims per mandarli da altre parti. Perché, un'altra cosa che non vi ho detto, mi è arrivato il messaggio dal vampiro, quindi cercherò di prendere anche l'aglio, però potremmo fare anche una serie di vampiri, oppure portare un vampiro nella nostra casa per vedere anche un po' come bisogna comportarsi comunque con questo. Però per questa volta è tutto, vi ringrazio nuovamente per aver visto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!